Alette di pollo col peperoncino più piccante del mondo. Ragazzi, volete scoprire la ricetta? Guardate il video. Io mi voglio muore. Oggi abbiamo deciso di farci veramente male, perché vogliamo fare delle alette super piccanti e quindi ovviamente serviranno le alette. Hot flavor grigliered duro con il nostro hot rub, già saremo con una spinta micidiale. Una spicy BBQ sauce di quelle che ti fanno diventare la lingua come fantozzi. E poi il protagonista principale nella nostra meravigliosa ricetta, un bel Carolina Reaper, che adesso poi vi svelo come useremo. Allora, per prima cosa un po' di junto, non molto, ma ci servirà per far aderire bene il nostro rub. Hot rub, quanto basta in base al vostro coraggio. E noi oggi ci sentiamo veramente degli eroi. E paniamo allegramente la nostra condanna a morte. Adesso le mettiamo in cottura a circa 180 gradi perché dentro diventino tenere succose e fuori croccanti e mortali. Ok, abbiamo anche il kamado in tinta per la ricetta della giornata. Mettiamo le nostre alette, cottura in diretta e lasciamo che il carbone faccia il suo dovere. E adesso arriviamo al pezzo forte. Per l'occasione ho anche messo gli occhiali rossi. Allora, questo noi lo tritiamo finemente. Ragazzi, non toccatevi gli occhi dopo questa pazzia, perché se no piangete per 2 giorni. Mettiamo in un ciotolino e andiamo di salsa barbecue. Lo facciamo sciogliere lentamente in modo che renda piccantissima la salsa barbecue. La facciamo andare a fuoco lento nel barbecue. Ci vorranno almeno una ventina di minuti perché il tutto si amalgami a dovere e infiammi le vostre alette. Mamma mia, meno male che ho gli occhiali, perché già soltanto così mi brucia il naso. Dai, l'ho fatto! Mannaggia, meno male che l'ho appena detto, non mettetevi dito negli occhi. Brucia tantissimo! Mi stai filmando? Sei una pessima persona. Intanto le alette stanno cominciando a rosolare come piace a noi. Guanti d'alto forno grigliare duro, perché maneggiare con cura questa ciotolina. E la mettiamo a scaldare fino a fine cottura delle alette, perché poi ce le glassiamo. Allora ragazzi, crosticina ne abbiamo, quindi adesso andiamo a glassare con questa salsina meravigliosa. Che tra l'altro prima mi sono anche messo un dito nell'occhio e Daniel mi ha anche ripreso. Ha bruciato tantissimo, neanche lo volevo dire. Non ce l'ho prima nessun maledetto. C'è anche un pezzo di Carolina Reaper, questa sarà mortale. Adesso lasciamo ancora qualche minuto perché si restringa un po' la salsa e la glassatura diventi perfetta e mortale. Allora, le alette sono pronte, la glassatura mi piace un sacco e ho già adocchiato quella della morte. Guardate col pezzettino di peperoncino qui, è la mia. Ma siccome sono zozzo... Oh, ragazzi, ciao! Devastante. Lo odio e lo amo allo stesso tempo. Non posso farne a meno. Ancora. Oh. Ma perché l'ho fatto? Ragazzi, micidiali. Provate la sfida Carolina Reaper by Grigliare Duro.